Io nel 96, 1996, ho avuto la chance, come racconto in questo libro che ho scritto soprattutto per i giovani italiani, ho fatto rivenire all'Apple Steve Jobs. Quando l'ho incontrato non avevo capito chi era, perché era stato cacciato 11 anni prima da là. L'ho fatto rientrare 11 anni dopo. Avete visto che cosa ha fatto? L'iPod, l'iPhone, l'iPad, tutti lo hanno copiato, ma purtroppo quello che si è fermato è la genialità di un uomo come Steve Jobs. E se non c'è creatività, genialità, non si possono vedere nuove cose. Oggi si copia molto, ma c'è un elemento che sta cambiando. E l'elemento che sta cambiando è la disponibilità che oggi abbiamo di un'intelligenza artificiale sempre più profonda. Questo permetterà, grazie alle innovazioni, molte vedrete verranno dalla Cina, ed è un elemento su cui bisognerà sempre di più guardare, che cambieranno il mondo. Purtroppo quello che io mi domando, perché non verranno dall'Europa? Questo mondo si trova in guerra proprio per attirare intelligenza umana tra i due grandi colossi, il GAFAM e il BAT. Chi è il GAFAM? Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook. BAT, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Non esiste nessuno in Europa che si sia. Ecco perché invece noi dobbiamo parlare, dobbiamo fare questi tipi di dibattiti per essere degli evangelisti di che cosa sono queste nuove tecnologie. IoT, oggi abbiamo sentito parlare del quantum computer. Quando avremo il quantum computer le nostre capacità si estenderanno in una maniera incredibile. Ma l'Europa dove è in tutto questo? E l'Italia? Io sto cercando di fare la mia parte, stimolando i giovani ad apprendere queste nuove tecnologie e a creare delle loro start-up.